tra il Cervino e il Monte Rosa, un'altissima via che è come un sentiero innalzato nel cielo sulle creste e sulle vette delle montagne più belle d'Europa. E là gli amici e i discepoli chiamarono a rinnovarne ogni anno memoria i più arditi e i più forti sciatori del mondo in una competizione che è al tempo stesso una prova della saldezza dei loro muscoli e del loro cuore. Il cronometro scandisce i secondi. 3, 2, 1. Il traguardo. Presso Gressoney arrivano prima gli alpini del tenente Vida, poi quelli del capitano Silvestri, che nella discesa hanno battuto i tedeschi e hanno vinto il trofeo.